Nel giorno dell'addio a Vincenza Saracino, investigatori del RIS di Parma al lavoro al comando dei carabinieri di via Cornarotta per esaminare la bicicletta della donna, quella rinvenuta sul luogo dell'omicidio della cinquantenne, ritrovata senza vita in via Maleviste a Canizzano esattamente 2 settimane fa. Sulla bicicletta di Vincenza si cercano impronte e tracce biologiche, quindi DNA, che potrebbero appartenere all'individuo che le ha inferto le 5 coltellate mortali tra il collo e lo zigomo. Gli inquirenti sono certi di essere a buon punto nell'individuazione del responsabile, anche se il fascicolo rimane tuttora a carico di ignoti. Carabinieri che erano presenti nella chiesa di Canizzano anche alle esequie della donna, nella convinzione che l'assassino sia da cercare nella cerchia delle conoscenze e delle normali frequentazioni di Vincenza. In 400 si sono stretti al marito Fabio Stefanato e alla figlia Matilda. Tutti siamo qui stamattina con un cuore ferito, con la parola impegnativa, perché e con tante altre domande. Ma in particolare siamo qui come cristiani che desiderano affidare a Gesù risorto Enza. Le ferite inferte a Enza sono insanabili anche per chi l'amava. Ci domandiamo come curare questa ferita. Alcuni dicono non guarirà mai. In alcune culture orientali, quando un oggetto in ceramica si rompe, lo si ripara con l'oro, poiché si è convinti che un vaso rotto possa diventare più bello di quanto non fosse in origine. Non siamo qui per giudicare o condannare, prosegue il sacerdote, questo lasciamolo fare alla magistratura. Siamo qui per salutare Vincenza, semplice ed esuberante insieme, per 28 anni accanto al marito Fabio, mite, l'antitesi della violenza di cui è rimasta vittima, che non esprime, dice Don Rodolfo, nessuna forza. Niente è patente, Vincenza ha affrontato la vita in bici e così il sacerdote l'ha salutata. Buon viaggio in bici, Cadenza, buon viaggio verso il cielo. L'ultima benedizione in cimitero tra la commozione di familiari e amici. È un dolore grande, è assurdo tutto, basta.